anni di esistenza dell'Udin Theatret, i suoi attori si sono allenati regolarmente. La visione di questo allenamento, la sua forma e finalità, hanno subito una continua evoluzione dovuta all'esperienza acquisita, all'apporto dei nuovi membri del teatro e ai nuovi bisogni sorti nel nostro gruppo. All'inizio l'allenamento fu messo insieme con una serie di esercizi che furono presi dalla pantomima, dal balletto, dalla ginnastica, dallo sport, dalla ritmica, dallo yoga, dalla plastica, esercizi che conoscevamo o che avevamo ricostruito. L'allenamento era collettivo, tutti eseguivano gli stessi esercizi, nello stesso tempo e nello stesso modo. Con l'andare del tempo ci rendemmo conto che il ritmo è differente da individuo a individuo. Alcuni hanno un ritmo vitale più veloce, altri più lento. Cominciamo a parlare di ritmo organico nel senso di variazione, pulsazione, così come lo è il nostro cuore, così come ce lo mostra un cardiogramma. Da allora l'allenamento si basò su questo ritmo, si andò quindi personalizzando e l'allenamento divenne individuale. Con l'andare del tempo, gli esercizi che abbiamo elaborato, pur restando gli stessi, hanno cambiato di valore, di significato. In fondo l'esercizio è come la porta nello slalom, attraverso il quale l'attore fa passare, disciplinandola quindi, la sua attività fisica. Tutto il tempo nel nostro teatro l'allenamento è consistito in uno scontro tra disciplina, cioè la forma fissa dell'esercizio, e un superamento di questa forma fissa dello stereotipo che in fondo è l'esercizio. La motivazione per questo superamento è individuale, differente per ogni attore. È questa giustificazione, questa motivazione personale che decide del senso dell'allenamento. Attualmente, nell'ottobre 1972, l'allenamento si basa su azioni molto elementari, esercizi, che impegnano tutto il corpo, lo fanno reagire completamente, è il corpo che deve pensare completamente, totalmente, e adattarsi in continuazione alla situazione che sorge. Il primo esempio è un esercizio che obbliga alla precisione. Si tratta di toccare col proprio piede il petto di un compagno, ma toccarlo in maniera così esatta, un po' al di sopra dello sterno, in modo da non far male al compagno. Così. Thank you.
questa situazione, questo esercizio se volete, serve a sviluppare la fiducia nel proprio compagno di lavoro. Sembra paradossale destare fiducia attraverso un'azione che mette paura e provoca un riflesso di fuga. Ma si tratta di credere, di contare, aver fiducia nel proprio compagno e quando si tratta di colpirlo, colpirlo in modo che lui si apra verso di noi, che non abbia paura, che superi il proprio riflesso di difesa. Tutto il corpo allora deve agire, reagire, adattarsi, nello stesso tempo lavorare con tutti i sensi aguzzati, con sangue freddo, lavorare con precisione. Questo genere di situazioni, dove le azioni prestabilite costringono a continua adattazione di se stessi, possono essere di diverso tipo. Ma si tratta sempre di azioni che obbligano alla precisione, quindi a totale sangue freddo da parte dell'attore. L'attore deve essere portato alla sua intelligenza fisica. Il corpo intero che pensa, e questo pensiero è già azione, reazione.
Questo senso di fiducia, questo rapporto di fiducia verso i propri riflessi, verso la propria intelligenza fisica e verso il compagno, viene manifestato con azioni fisiche. Ma questo senso di fiducia viene sviluppato ulteriormente. Nel nostro teatro non vi sono insegnanti, non vi sono pedagoghi, sono gli attori stessi che hanno elaborato l'allenamento. I compagni più anziani danno consigli, mettono la loro esperienza a servizio dei più giovani. Assistito da uno dei più anziani, il giovane comincia ad assimilare una serie di determinati esercizi che, una volta padroneggiati, gli permettono di individualizzarli, cioè di renderli personali secondo il proprio ritmo e il proprio modo di avvicinarsi al lavoro, cioè la propria giustificazione. Prima si assimilano i singoli esercizi in modo preciso.
Gli esercizi sono adesso assimilati, cioè se ne ha una padronanza assoluta, e adesso si può lavorare con essi in piena libertà, secondo il proprio ritmo. Questa serie di esercizi è l'esempio di reazioni fisiche portate alla loro estrema conseguenza. In realtà il nostro corpo può volare, può incontrare il pavimento senza peso, senza paura.
Il valore psicologico di questi esercizi è estremo. Sembrano molto difficili e per uno che per la prima volta si trova di fronte, sembrano addirittura impossibili. Ma già dopo il primo giorno di lavoro, sotto la paziente guida di un compagno, uno riesce a eseguirne uno o due di questi esercizi, più o meno bene. Dopo un mese di lavoro giornaliero, il nuovo membro del teatro riesce a eseguirli quasi tutti, forse non perfettamente, ma che importa? Ha molto tempo davanti a sé, l'essenziale è che sappia che lui può arrivarci, che quello che sembrava impossibile è a portata di mano se lui lavora quotidianamente. In questo consiste il valore essenziale dell'allenamento. Autodisciplina quotidiana, personalizzazione del lavoro, dimostrazione che ci si può cambiare, stimolo, effetto sui compagni e sull'ambiente. Dal singolo esercizio appreso in maniera quasi fredda, assimilata pazientemente dopo lungo lavoro, unito, fuso insieme ad altri, fino a diventare una grande onda, questa è la via che porta all'allenamento individuale, modellato secondo il proprio ritmo organico, secondo i propri bisogni, secondo le proprie giustificazioni. Detto in altre maniere, l'attore reagisce con tutto l'intero suo corpo e disciplina queste sue reazioni attraverso quelle forme fisse che sono gli esercizi. Importante allora è il ritmo, vera pulsazione che porta, trasporta l'attore. In fondo questo ritmo rivela quella che è la giustificazione personale dell'attore, la quale è differente da persona a persona. Ma già in questo campo il nocciolo di questa giustificazione di lavoro si riallaccia a quelle sorgenti, a quelle fonti che sono le fonti creatrici nel lavoro con lo spettacolo, cioè le improvvisazioni, dove dopo un lungo periodo di distillazione, quelle che sono state le improvvisazioni di un attore vengono fuse insieme a quelle dei compagni e danno vita a quello che gli altri chiamano lo spettacolo. E adesso ancora un esempio di alcuni esercizi che sono la base di un lavoro personale e dell'allenamento personale di un gruppo degli attori. Skai provo go in o tadi certe cose?
Ecco. Thank you.
Oh,
L'allenamento, così come lo pratichiamo nel nostro teatro, non insegna ad essere attori, non apprende a come recitare una maschera della commedia dell'arte o come interpretare un ruolo tragico o grottesco. Non dà la sensazione di conoscere qualcosa, di acquisire delle abilità. L'allenamento è un incontro con una realtà che si è scelta. Qualsiasi cosa tu faccia, falla con tutta te stesso. Per questo parliamo di allenamento, di training, e non di scuola o di periodo di apprendimento. Pur essendo tutti i nostri attori formati qui nel nostro teatro, la nostra non è una scuola teatrale, nel senso abituale, dato che non vi sono insegnanti che insegnano qualcosa, un programma di studio, dato che sono gli attori stessi che decidono e elaborano il loro lavoro. Ma per arrivare a questo punto di libertà ci vuole autodisciplina. Per questo l'allenamento è necessario per tutti, nonostante quanto tempo si sia lavorato nel teatro. Qualsiasi cosa tu faccia, falla con tutto te stesso. Sembra ed è una facile e retorica frase. Chiunque la può ripetere. Ma in realtà ci è data una sola possibilità. Viverla, cioè concretizzarla in azione, quotidianamente. E il training ce lo ricorda.